NSS Group presente al Salone Nautico di Genova. Simone, devo dire che questo momento conferma una grande stagione estiva da un punto di vista sia di prenotazioni per le vacanze in barca a vela e anche di vendita dei grandi brand di cui vi occupate, quindi insomma una conferma del grande lavoro che fate da diversi anni. Sì, innanzitutto Barbara, benvenuti, siamo contentissimi, la stagione quest'anno è andata molto molto bene, abbiamo tutte le barche in locazione fuori anche adesso, quindi siamo pieni fino a quasi tutto ottobre, che è un risultato molto molto importante. Abbiamo rivisto finalmente il ritorno degli stranieri, che è la cosa fondamentale per avere una stagione completa nel charter, e siamo riusciti a far capire a tutti i nostri clienti che, ahimè, le prenotazioni a Genova per l'anno successivo ormai sono un sogno, dobbiamo iniziare a lavorare in prospettiva futura. Abbiamo chiuso contratti per il 2024 e addirittura ieri abbiamo chiuso un contratto importante per il 2025 con una barca molto importante, quindi siamo contenti. Il salone sta andando a gonfie vele, abbiamo un ritorno non solo dei clienti italiani al salone ma anche dei clienti stranieri, che darà ancora di più negli anni a venire la vocazione al Salone di Genova come era in passato, ovvero del più grande salone internazionale della nautica, e questo è il titolo che riprenderemo presto. Lagoon è il simbolo della possibilità di navigare in grandissima comodità senza mai dimenticare quello spirito un po' velista. Lagoon è il miglior brand di catamarani che esiste al mondo perché coniuga due eccellenze. La prima eccellenza è la capacità del cantiere nella costruzione sia di barche a vela, barche a motore e catamarani, quindi il più bravo. E la seconda eccellenza è tutta nostra italiana, io non finisco mai di vantarla, che è l'interior design del cantiere Lagoon, la Nauta, che è il miglior architetto al mondo nella progettazione degli interni di imbarcazione. E per questo i nostri catamarani sono i migliori al mondo. Sembra in questo momento che anche da parte delle istituzioni ci sia veramente un'attenzione verso questo comparto turistico, che in qualche modo forse negli anni passati era stato un po', come dire, in qualche modo accantonato. Trascurato. Confermo, sì, io ho sempre detto dall'inizio che per me il porto è l'ambasciatore del territorio retrostante, perché è quello che mette in congiunzione, in collegamento chi arriva dal mare con le tradizioni, il cibo, la gastronomia, tutto quello che è la cultura. E quindi è una cosa fondamentale. E il charterista, proprio come tipologia di cliente turista, adora questo tipo di collegamento, perché adesso che stiamo tornando alla normalità della clientela straniera che viene nelle nostre basi italiane, non prendere la barca in charter, a visitare poi le aree di navigazione, ma tutta la cultura e quello che c'è, diciamo, di retrostante alle varie località, è una cosa fondamentale e molto richiesta dal turista.